815 milioni di persone nel mondo sono a rischio malnutrizione, l'11% della popolazione mondiale. Quasi 500 milioni di persone vivono in paesi toccati da conflitti armati. Dopo un decennio di lenta riduzione, i numeri della fame ricominciano ad aumentare. Oltretutto, le crisi si moltiplicano e le agenzie umanitarie internazionali temono dunque uno scenario per il 2018 a tinte ancora più fosche. In 2017, WFP had to... Nel 2017 abbiamo dovuto rispondere a un numero di situazioni di emergenza senza precedenti, dice Ramiro López da Silva del Programma Alimentare Mondiale. Queste crisi sono principalmente causate da guerre o da conflitti politici irrisolti. Siria e Yemen sono due esempi, anche se la crisi acuta nel primo dei due paesi sembra avviarsi a una risoluzione, l'emergenza umanitaria perdurerà per molto tempo, mentre nello Yemen non si vede la fine di un conflitto che ha provocato carestia ed epidemie. Guerre, persecuzioni e catastrofi naturali con i loro corollari di fame e fuga delle popolazioni sono costate complessivamente l'equivalente di poco meno di 19 miliardi di euro. L'obiettivo del PAM, ad esempio, per il 2018 è fare dell'alimentazione un'arma di pace, anche rinforzando l'utilizzo delle nuove tecnologie.